Cicicov si era svegliato. Ah, aveva dormito bene. Poi aveva fatto schioccare le dita e si era ricordato che era proprietario di quasi 400 contadini. Aveva 400 anni e eseguì per la stanza due piroette, dandosi agilmente un colpo sul tallone. Si mise senz'altro al lavoro. Voleva finire tutto il più presto possibile. Sì, aveva deciso lui stesso di compilare gli atti di compravendita, di scrivere, trascrivere nel 1800 e qualcosa. Il possidente tal dei tali, Ceri, alla Sub Pavel Ivanovich Cicico, numero tot di contadini, al prezzo di tot, in fede, in tal dei tali, e Pavel Ivanovich Cicico. Nel giro di due ore tutto era già pronto. E gettò uno sguardo su quei fogli, su quei contadini, che adesso erano morti, ma che veramente erano stati contadini una volta. Cioè l'elenco era di una completezza, di una ricchezza di particolari ma straordinaria. Di uno c'era scritto buon falegname, di un altro fa quello che deve fare e non prende sbronze. Poi era indicato anche chi era il padre, chi la madre. Questi dettagli avevano un carattere ma particolare, di freschezza. Era come se ancora qualche tempo prima questi contadini fossero stati in vita. Bambini miei, ma quanti che siete, tutti in un mucchio. Che cosa avete fatto, miei cari, quando eravate in vita? Come ve la sarete cavata? Propria Stefano, carpentiere di sobrietà impeccabile, Stefano. Ma tu sarai stato un gigante. Tu te ne sarai andato in giro con l'ascia dentro la cintura. E chissà a te dove t'ha preso la morte. Ah, tu per guadagnare di più ti eri appollaiato fin sulla cupola di una chiesa e forse eri salito fin sulla croce, allora scivolando da lassù dall'impalcatura sei cascato per terra. Ci sarà stato qualcuno che vedendoti, grattandosi la nuca, avrà detto: Stefan, oh, Stefan, ma ti è andata male? Amico mio, Grigori, detto arrivi e non arrivi, arrivi e non arrivi. Ma che tipo è tu? Arrivi e non arrivi. Arrivi e non arrivi. Tu ti sarai guadagnato la vita come cocchiere. Sì, tu ti sei comprato 3 cavalli, poi un tendone di telo, hai lasciato la tua casa, la tua tana e ti sei trascinato con i mercanti per le fiere. Chissà dov'è che hai rimesso l'anima a Dio tu. Beh, per strada. E forse qualche vagabondo dei boschi ti ha portato via i 3 cavalli. Eh sì, erano tozzi però robusti. E allora tu ti sei trascinato per strada. Si sta male a morte. Avrei detto. Non c'è pace per l'uomo russo! M'hanno portato via tutto! M'hanno portato via tutto! E allora tu, sdraiato sulla stufa, hai pensato? Hai pensato? E così ti sei fatto il tuo ultimo giorno in osteria, poi sei uscito, ti sei trovato davanti a un burrone. E ti sei buttato di sotto. Nel ghiaccio. E chi si è visto? Si è visto Abakum Firov. Tu che hai fatto, fratello? Dove? In che
che luoghi ti sei trascinato? Ah, forse tu ti sei trovato sul volo. Ti sei innamorato della vita libera, eh? Abacù! E dove sei adesso, Abacù? Dove sei? Ma è mezzogiorno. Ma perché ho fatto così tardi? Avessi almeno fatto qualcosa. Invece niente. Gira di qua, gira di là. Mi sono messo a dire quelle fesserie. Ma che cretino che sono. Non aveva fatto in tempo a scendere in strada. E proprio all'altezza della curva, all'incrocio, andò a sbattere contro un signore con una pelliccia d'orso, con un caldo berretto con le orecchie. Era Marino! Si strinsero l'un l'altro in un abbraccio e rimasero 5 minuti per strada. Nella stessa posizione. I baci furono così forti che entrambi poi fecero male i denti davanti quasi per tutto il giorno. A Manilo, per la gioia, rimasero in faccia solo il naso e la bocca, gli occhi erano proprio scomparsi. Per un quarto d'ora tenne con entrambe le mani la mano di Cicico e il suo discorso comprendeva tanti e tali complimenti che sarebbe stato decente solo per una ragazza da marito con la quale ci si avvia per ballare. Cicico aveva aperto la bocca, non sapeva come ringraziare. E Manilo trasse da sotto la pelliccia una carta arrotolata a tubo e legata con un nastro rosa. Che cos'è? I contadini. Ah, ma è scritta benissimo. Ma non c'è bisogno nemmeno di ricopiare. Guarda, c'è tutta una cornicetta attorno. Chi è che ha fatto questa cornicetta così magistrale? Non me lo chieda. Chi è che l'ha fatta? Non me lo chieda. Mia moglie. Ah, oddio, che vergogna. Avervi messo così in difficoltà. Per fare di Malvic non ci sono difficoltà. È saputo che andava in tribunale a convalidare gli atti di compravendita. Si disse pronto ad accompagnarmi ad ogni piccolo scalino o affossamento o gradimento. Manilo reggeva Cicico e quasi lo alzava da terra. A nessun costo avrebbe permesso che Fabio Ivanovic si ferisse alle gambe. Ci va tra favori in reciproci, finalmente arrivano alla piazza dove c'erano gli uffici. Una grande casa, ma dove? 2 piani, bianca come il gesso. Probabilmente per raffigurare la purezza delle anime di quelli che ci lavorano dentro. Cicico accelerò il passo e Manilo si buttò davanti per cercare di impedire che Cicico si stancasse. E perciò ansimavano abbastanza forte quando entrarono nel corridoio. Ma è scuro. Mi dia Fedosei Fedosievic, la pratica N368. Lei non sa dove a volte va a ficcarsi il tappo del calamaio governativo. Ci farebbe sapere, per favore, dove si fanno qui le pratiche degli atti di compravendita? Oh. E a che cosa le serve? Io vorrei presentare una domanda. Oh! E che cosa ha comprato?
No, vorrei prima sapere dove si fanno gli atti di compravendita, se qui o da qualche altra parte. No. Prima lei ci dice che cosa ha comprato e a che prezzo, e poi noi gli diciamo dove. Se no, così non si può sapere. No, guardi, io so molto bene che tutti gli atti di compravendita si fanno in uno stesso posto, quindi vi prego di indicarci dove. Non lo sapete? Benissimo. Vogliamo chiedere a qualcun altro? Senta, noi vorremmo sapere, è qui che si fanno gli atti di compravendita? Noi vorremmo sapere, è qui che si fanno gli atti di compravendita? Qui non si fanno gli atti di compravendita. E dove allora? E dove allora? Beh, nel reparto degli atti di compravendita. Sì, ma dov'è il reparto degli atti di compravendita? Sì, ma dov'è il reparto degli atti? Da Ivan Antonovic. Ivan Antonovic? Da Ivan Antonovic! Lo conosce anche lei? No. Peccato, è una bella persona. Senti, scusi. Dov'è Ivan Antonovic? Senta, noi vorremmo sapere se è qui che stanno. Noi vorremmo sapere se è qui il reparto delle compravendite. È qui. Ecco, ecco, guardi, io avrei una pratica del genere. Dunque, ho comprato dei contadini presso dei possidenti in questo distretto. E lato di compravendita ci bisogna soltanto registrare. I venditori sono presenti? Sì, certo, qualcuno c'è, gli altri alla procura. E la domanda? C'è anche tu. L'avete portata? Sì. Senta, io vorrei. Avrei bisogno di far presto. Davvero. Non sarebbe possibile risolvere l'affare oggi stesso? Sì. Oh. Oggi. Oggi non si può. Bisogna fare delle verifiche, controllare che non ci siano infrazioni. Senta. Non per farle fretta, ma forse Ivan Grigorievich, il presidente, è mio carissimo amico. Sì, sì, ma Ivan Grigorievich, il presidente, non c'è solo lui. Ci sono anche gli altri. Allora vada da Ivan Grigorievich, il presidente, e dia disposizione, poi noi non rallenteremo la pratica. Vada, vada! Sì. Cicico estrasse dalla tasca una banconota. Che Ivan Antonovic non notò affatto. Ecco! Lui, vi condurrò dal presidente, è uno dei sacri ufficianti che si trovavano qui, offrì i suoi servizi. Benvenuto. Come Virgilio, un tempo offrì i suoi servizi a Dante. Li condusse nella sala del consiglio. Fedosei Fedosievich, allora
gentilmente me la porta questa pratica N368. Thank you.